dice appuntamento al buio con un libro. Non puoi vedere né titolo né autore, fatti guidare dagli indizi sulla busta. Lascia che sia il libro a scegliere te. In questo libro è impossibile capire chi stia manipolando chi. E il finale è ripetitivo. Allora un thriller, un giallo. Cioè, un giallo. Un giallo palese. Dai. Perché qua ho letto a te che ami i colpi di scena che ti fanno saltare sulla quindi sedia. Quindi all'inizio ce l'avevi. Questo. Vabbè, ma allora certo. Sai di che parla. Ah. Allora partiamo. Dai, ce l'ha. Infatti, che poi tra l'altro non lo posso né cambiare né posso riportare. È proprio perché te mi ha detto che cosa ti hanno portato proprio così non sanno neanche loro chi è e che certo, cos'è perché certo, non lo posso neanche portare. Dai, apriamo. Dietro i suoi occhi si chiama. Chi è l'ispettore? Sara Pinborg. Bella, ti ha dato pure. Bella. Cioè, bella copertina. È un libro che costerebbe di più. Sì, sicuramente. Sì. No, 10 euro. Scritto forse perché è quello impacchettato. Beh, che se tu compri un libro senza saperlo devono far troppo da meno. Come fa? Come certo. E di che parla? Leggi un po'. Allora, i segreti sono così. Se li mantieni ne sei prigioniera. Se te ne liberi ti perseguiteranno. Questo vorrebbe dire ad Adele tutta la verità, anche se si sono appena conosciute. Anche se Adele le sembra una donna così fragile, tormentata come dall'insonnia e dalla solitudine. Questo vorrebbe dirle che quella sera al bar, quando è entrato quell'uomo, lei ha provato qualcosa che nella sua vita di madre single non provava da tempo. Vorrebbe dire ad Adele che le dispiace di averlo baciato e che non poteva sapere che quell'uomo era suo marito. Anche Adele ha i suoi segreti, non fa parola della nuova amica con David. E nasconde a lui se ciò che accade quando nella loro splendida casa nel cuore di Londra lei e il marito sono finalmente soli dietro porte chiuse. Così come giorno da anni Adele nasconde a tutti quello che accade nella sua mente, laddove nessuno può spiarla. Perché tante bugie, si chiede Louis, divisa fra il suo fascinoso amante e la nuova bellissima amica, soffocata al castello di menzogne che lei stessa ha costruito, Louis dovrà trovare il coraggio di guardare dentro il matrimonio di Adele e David. Sapendo che la verità più spaventosa si annidano nella sua mente, dietro quegli occhi di Adele insonne non chiude mai. Ma quindi è un intrigo di donna. Louis è una donna. È un uomo. Sì, è una donna. Louis. Se no vedi che c'era un intrigo che non si capiva. Cioè, David, Adele e Louis è entrato una donna, ha baciato il suo marito e la donna. Non sapeva. Ah sì, è un intrigo di donne. Sono due amiche, però lei non sapeva che aveva baciato il marito. Ok. Però sembra più di questo, cioè sembra. È oltre perché anche i segreti della mente, segreti di Adele. Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Come avete visto, ho spacchettato il mio primo libro al buio. Mi un po' già ve l'ho spoilerato, però ve lo faccio vedere un attimino dopo, lo poggio un attimo. Lo faccio vedere dopo perché prima vorrei farvi vedere altri due libri che ho comprato insieme al libro al buio. Perché ho preso due libri a 9,90. Non ho ancora tolto la cosa qui, non so come si chiama, l'adesivo. Quindi abbiamo 7 anni in Tibet, io avevo amato il film con Brad Pitt e l'attore di Remus Lupin che non so pronunciare minimamente, comunque ve li farò vedere bene in un altro video senza ste robe qui appiccicate, adesso purtroppo non ho tempo di stare qui a toglierle, forse ce l'ho fatta in fretta, però vabbè, comunque credo che conosciate questo libro o tantomeno il film. Poi ho anche comprato insieme a 7 anni in Tibet anche un libro della Agatha Christie che sarebbe Assassino alla special, non lo so, aspettate, tolgo l'adesivo che si toglie più facilmente di quanto pensassi. Scusate, ma sono un po' handicappata a togliere queste cose. Ah, Assassino allo specchio. Va bene, scusate, la gaffa enorme, ma ci sta tantissimo. Quindi questi due libri insieme 9,90. Io adoro. E poi ho comprato 10 euro questo libro al buio che ho spacchettato appunto insieme a mia mamma e mia sorella che avete sentito. Un po' mia mamma l'avete anche vista, ma vabbè, lei non si voleva far vedere, però un'apparizione un po' così ci sta tutto.
Si tratta di Dietro i suoi occhi di Sara Binoborboff, non lo so, vabbè, non lo so pronunciare. Si tratta di un thriller psicologico, letto poi qui dietro. È un thriller psicologico, la trama ve l'ho già letta, non sto qui a ridirla, l'ho già letta prima quando ho spacchettato questo libro, ed è molto molto figo, sinceramente. Hai quest'ansia di sapere qual è il libro, però la paura di avere già questo libro, insomma, quello che stai per aprire. Però è comunque un'esperienza molto bella questa del libro al chiuso. E io avevo paura che fosse un fantasy che avevo già, però poi ho detto no, vabbè, dai, non può essere che metto un fantasy come il libro chiuso, insomma, altrimenti tutti ci rimarrebbero male, dato che non è il genere che leggerebbero tutti. Un thriller psicologico è un genere di libro che leggerebbero più persone rispetto a un fantasy. I libri al chiuso io immagino che li comprano più gli adulti, credo, non lo so, però insomma. Tanto qui i ragazzi della mia età non leggono più, anche i più piccoli, quindi non si legge più ormai neanche tra gli adulti, figuriamoci tra i ragazzi. Però ecco, bellissimo, adoro. Vi farò sapere di questi tre libri che ho comprato. Ve ne parlerò ovviamente, non so, il Wapap o Bookwall che verranno, e sicuramente in recensioni. Bene, questo è il video finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!